È stato presentato all'Aquila il contest PA OK, insieme per creare valore pubblico, dedicato ai progetti innovativi delle pubbliche amministrazioni e aperto fino al 30 settembre. Il contest, voluto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e attuato dal Formez con il contributo scientifico della Bocconi School of Management, rientra nell'ambito dei progetti PNRR allo scopo di promuovere le best practice di rafforzamento della capacità amministrativa. Si tratta di mettere a sistema le buone pratiche, cioè raccontare la pubblica amministrazione per le cose belle, importanti che fa e quindi cambiare anche lo storytelling della pubblica amministrazione. Ci tengo a sottolineare che non è soltanto un premio, ci tengo a sottolineare che è veramente un progetto per mettere a sistema tutte le buone pratiche che ci sono in Italia nelle molte pubbliche amministrazioni che sono eccellenti, efficienti ed efficaci nel rendere servizi ai cittadini e alle imprese sempre migliori. I progetti migliori saranno premiati in un evento finale dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, ma a tutte le amministrazioni partecipanti sarà comunque inviato un feedback con le indicazioni per fortificare le abilità progettuali e attivare un sistema virtuoso di comunicazione tra gli enti pubblici sulle attività progettuali. Ricordo a tutti quanti che la scadenza del premio è il 30 settembre, quindi partecipate, partecipate, partecipate. A parte il fatto che sarà il ministro in persona che premierà le amministrazioni, ma queste amministrazioni faranno parte proprio del gruppo di lavoro, una sorta di gruppo di lavoro che presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, che ha voluto fortemente questo progetto e che ha dato a Formez da realizzare insieme alle amministrazioni che partecipano. E questo voglio dirlo, ringrazio oggi la Regione Abruzzo che ci ospita e le altre regioni che ci hanno ospitato precedentemente per presentare questo importante premio. Ospitare la presentazione del progetto che si propone la finalità di erogare i servizi pubblici sempre più efficienti è sicuramente un riconoscimento del grande lavoro che stiamo facendo in Regione Abruzzo per far sì che gli investimenti pubblici si traducano in servizi di altissima qualità.